Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su GT Sport chiamata Ignoranza Volante e Pericolo Costante. E adesso, allora, devo essere sincero, molto sinceramente, io ho dato un'occhiata un attimo alle gare possibili prima di fare prima di iniziare la registrazione. E principianti, io ho capito quali sono le due gare che mi rimangono da fare e sono queste qua. Stars and Stripes, tra l'altro chilometraggio bassino, cioè ho fatto il conto che sommato le due al massimo arriverei a fare 21 km e avrei altri 25 da farne, e questo dovrebbe essere un problema. Mi sono guardato un attimo in giro, purtroppo le ho tipo finite quasi tutte, e penso che a questo punto due sono le cose: o provo questa Mercedes AMG Grand Prix o andiamo per le F1500. Proviamo F1500, ma già era stata una tragedia l'altra volta. Quello che vorrei provare, facciamo una cosa: proviamo questa Mercedes AMG, tanto comunque alla fine tutto quello che riusciamo a fare. Allora, Sport Central, cioè non penso di avere altre grandi spese da dover fare in termini di macchine, almeno non per ora, quindi direi andare a Europa. Mercedes e tedesca, quindi qua Mercedes Benz, qua la compro con voi. Showroom, la compro con voi sta macchina. Allora, questo c'è la variazione di colore. Allora, però la variazione, questa è così e questa qua è così. Beh, facciamo questa, almeno c'è un tocco d'azzurro, tutto grigio onestamente. Cioè, se quello che cambia il colore, capito, insomma, anzi vediamo, però scusa, questo voglio vedere un attimo. Sì, cambia solo il colore, vabbè, senti, ok. Scene dinamiche, infovettura, va bene così. No, che PlayStation Store 2, no, tutto di crediti di gioco. Usa che io per te questa. Sì, i crediti di gioco. Sì. Ok. Quindi abbiamo quest'auto, proveremo. Questa era Formula 1. Faremo proprio una vera e propria gara di Formula 1. Vuoi usarla subito? Sì, perché ci abbiamo la gara di Formula 1, la proviamo. Secondo me sono 2 milioni buttati. Sono 2 milioni di crediti proprio buttati nel cesso, proprio bellamente. Ho questa serena convinzione qua. Però, intanto proviamola. Se possiamo, per favore, a tornare alla cosa. Per favore, sei indietro. Oh, ok, alla campa. Io voglio parlare. Secondo me, sono 2 milioni buttati. Ma non perché la macchina è scarsa, ma perché sono scarso. Cioè, questa ragazza, questi monomarca, non posso neanche prendere il vantaggio di pomparmi la macchina, farmela forte, eccetera. Qua o sei bravo tu, o sei bravo tu, o altrimenti sei la merda. Anche perché non penso questa macchina sia modificabile. Non penso possa aumentare i cavalli, non penso possa modificare sia quali grandi cose. Quindi, a parità di macchine, io che sono più scarso a guidare, me la prendo bellamente in saccoccia, mentre vedo tante variazioni di colore nelle scritte. Poi me le voglio vedere tutte queste variazioni di colore. Le voglio vedere. Ah, perché c'era varie altre, potevo scegliere variazioni di colore, non solo grigio. Vabbè, io sono scemo, potevo scegliere un altro colore. Sti cavoli, va bene. Ora, vediamo se come penso io. No, attenzione, si possono pompare, si può pompare, perfetto. Allora, no, però posso soltanto aumentarlo il peso, va bene. E per quanto riguarda i cavalli, no, posso solo diminuirli. No, che me ne faccio io di a nulla. Corsa medie, ma morite male, medie, così già sono scarso, io non tengo la macchina, perché... Quindi proviamo. No, ho sbagliato volume. Ok, no,
Porca di quella putene, frena, frena, frena. Mamma mia. Proviamo, io la vedo malissimo. Ciao. Io secondo me qua le posizioni non le guadagno, le perdo, e qua si vede i problemi miei di guida, io che sono scarso. Ecco, qua si vede la mia scarsezza, no. Mamma mia, no, Vabbè, io non so, provo a vedere cos'erano queste sono monomarca che non posso comprarmi la macchina, sono gare che è meglio che non provo neanche a fare, perché è evidente. Allora, io posso soltanto. Cioè, la macchina non è brutta da guidare, porca miseria, io. È che sono uno scarsone io, vabbè, no. Anche perché essendo che comunque devo metterci il mio, io cerco appunto di metterci il mio, di frenare il staccato di fare più veloce, però nel fare questo faccio un'inchiata, perché quindi vai, io non so neanche se continuare, io sto provando. Ciao. No, scusate, riprovo. No, scusate, cioè non ha senso, non ha senso, non ha senso, non aveva senso continuarla. Cioè mi si vedeva me in prima posizione, cioè in ultima posizione così, andare da solo, cioè non aveva senso, io non voglio pretendere forza di vincere, non è questo, ma non aveva. Cioè penso vi annoiereste anche voi a vedere semplicemente me che da solo. Faccio gara a parte perché non riesco a raggiungere gli altri, cioè io cerco un attimo, ma ok, io non riuscirò mai a fare neanche un sorpasso, io lo so. Non riuscirò neanche mai a fare un sorpasso, è abbastanza evidente la cosa, guardate, cioè non riesco a prendere, io ho bisogno di una macchina che sia più potente delle altre, perché è una macchina che riesca a compensare le mie mancanze alla guida, e altrimenti non ce la faccio. Se devo metterci io del mio è abbastanza evidente che non ce la faccio. Niente, poi non lo so, io ogni volta o freno troppo o freno troppo poco e non ecco, prima ho frenato troppo, adesso troppo poco e adesso ciao. Dai, sì, vabbè, che cosa? No. Non sono gare che posso fare questo, non sono gare che sono in grado di fare. Assolutamente no. E ora sono ultimo, io non lo so neanche cosa devo fare, non so se. Perché comunque non li prendo, non li prendo, non li prendo. Non c'è modo che io riesca a prenderli, perché ripeto, non ho la bravura volante che dice vabbè, ci mette del suo, compensa, rimedia e in qualche modo vince la gara. No, io proprio sono scarso, si vede, sono scarso volante, sono scarso e si vede chiaramente, infatti si vede. 5 secondi, 4, 3, sono lontano 5 secondi e
lo svantaggio non accenna minimamente a diminuire, c'è un attimo il rettilineo, ma poi se le curve le faccio in questa maniera mi sembra abbastanza evidente che non riuscirò mai a limitarle. Io, bene, vai. Sono in solità, ultimo, continuo a essere sempre più ultimo. No, non mi dite che faccio giri record perché non ha senso. Cioè, arrivo ultimo e faccio giri record, non ha senso, veramente non ha senso. Ciao, infatti, forse ho fatto il giro meglio rispetto al mio tempo migliore, può essere probabilmente questo. Non credo proprio di riuscire a fare giri record, mentre il mio svantaggio aumenta. No, 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 è inutile, è completamente inutile. Ho buttato 2000 crediti. Ho buttato 2000 crediti, signori. È abbastanza evidente come io abbia buttato 2000 crediti. Quindi a questo punto, quello che posso fare, scusate un attimo, mi sono bloccato, non posso fare altro. E allora a questo punto facciamo una cosa. Finiamo queste gare Stars and Stripes. E poi vediamo eventualmente un'altra gara. Facciamo Stars and Stripes, correci, Mustang, la Viper, il 13. Ma faccio questa Viper? Sì, la faccio con la Viper. Provo con la Viper. Va bene. Non so neanche se l'ho mai modificata sta macchina, devo essere sincero. Non me lo ricordo neanche. Forse sì. Forse sì. Anche perché essere tutta nera vuol dire che probabilmente l'ho comprata io. Anzi, non ho visto il panino, quindi sicuramente l'ho comprata io. L'avrò sicuramente comprata io. Quindi vediamo un po' da fare. Beh, dovrebbe essere già per me una gara decisamente più fattibile. Sancura della Menk. Infatti, fa tutte cose. Però questi addirittura la passo. Qua è alzato. E allora va bene così. Indietro. E vai. Ok. Avanti. 2, 1, parti! Ok, ora va meglio. Ora, qua me la. Ecco, qua me la posso. Se c'ho. Boom! Strike! A posto! Chiedo scusa, Comunque, sono nono! Vabbè! Vabbè, c'ho una macchina una macchina che frena con la che c'ha solo. Oh, io ho una macchina in questo momento che ha solo la speranza di frenare. Comunque, frena per favore. Permesso, mi scusi, permesso, mi sono dimenticato la suoneria accesa e adesso me la tolgo. Dato le notifiche di Twitch, rimane i canali che seguo, scusate. Frena. Sì, vedo che anche voi ve la cavate alla grande. Benissimo, vedo che anche le altre macchine se la cavano proprio alla grandissima su questo circuito. Quindi a questo punto direi approfitto. Quindi le cose contemporaneamente, per favore. Ok, a posto. Cioè, mentre sono qua in prendo 20 lì. Boom, permesso, scusi, scusi, non volevo. Mi scusi, sono secondo. Mi scusi, non volevo, non volevo. Ora, curva. Proviamo. Vabbè, io adesso ho la macchina che è proprio. Lo svan. Mamma, ma. C'è una macchina che comunque per potenza è imbarazzante, diciamo, rispetto alle altre. È imbarazzante il livello di potenza che c'è tra la mia e quella. E nonostante questo, rischio anche di perdere, va bene, quindi rischio anche di non vincere la gara. Siamo a un po' del giro. Frena, 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 frena.
frena, che qua devi curvare, frena, olè, dai, dai, frena, qua freni, qua freni tantissimo, qua freni, perché freni? Permesso, mi scusi, non l'ho toccata io, è solo una sua impressione, mi scusi, permesso, permesso. Permesso, mi scusi, permesso, grazie. Ok, sono primo con una macchina che per potenza è imbarazzante. Guardate in basso a destra con che velocità si è allontanata l'altra macchina dal mio radar. Io devo girare di là. Ok, c'è qua fino, è bruttissima sta curva fino all'ultimo, non capisco dove devo girare. Va bene, ok. Io sto scarso, ragazzi, quella là, Formula 1, io vabbè, ho una macchina in più, tipo per collezione, ce l'ho, quella macchina da Mercedes, però intanto ho di fatto buttato via 2 milioni di crediti. Io non so poi come dovrò fare, perché per le nostalgiche che ci vuole il mondo in termini di crediti, non so come dovrò fare. Andiamo avanti così, vai. Io le modalità GT Sport non la faccio perché non ho la tempo, la pazienza e la voglia di avere a che fare con quattro scalmanati online che si sentono mica di Schumacher. Quindi faccio sta gara qui che ho finito. Che ho finito? Sì, ho finito, ho vinto. Ho vinto. Ho vinto io. Sì, ok. Ah, che bello. Che bello, vinta anche questa gara. Bene, così 9 km e 8 come preventivato. Mentre tutti questi chilometri avevo fatto prima. Vabbè, ora vediamo. 13. Può essere che con quel tentativo di tiro di chilometri, quel tentativo di prima mi ha contato i chilometri. E può essere che con quel quei tentativi di prima, facendo anche da contare, arrivo alla Mustang Camaro, dov'è? Sempre i Viper, si va di Viper tutta la vita, Viper. Può essere con quei tentativi riesco addirittura ad arrivare al chilometraggio per l'allenamento giornaliero. Non mi dispiace la cosa non mi dispiace. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, vediamo un po' se riusciamo a fare. Possiamo fare, allora, come vedete, la macchina ce l'ho abbastanza buona per vincere. Il problema è che sono abbastanza buono io per vincere con questa macchina. Il problema è solo e esclusivamente quello, ovviamente. Niente, parli qua. Uno, beh, perché vabbè, prima parte, rettilineo, appena. Oh, permesso! Boom! Mi ha posto. A posto, niente successo, niente successo, niente successo, niente successo, non è successo. Minchia, che roba. Frena, adesso c'è il frena, ok, a posto. Vedo che voi ve la cavate tutti benissimo. Per me non volevo, mi scusi, non volevo. Di qua, questo è il blu, questo se mi tocca io finisco in tribuna. Allora, frena, ghigasusa! Riprenditi, no, non mi riprendi, sono quinto. E al frena lì nella vecchia fattoria, certo, qua le stelle e strisce proprio nel vero senso della parola, proprio ovunque. Ma no, un po' più larga, Valerio, un po' più larga, prendiamo secondo, un po' più larga, tranquillo, un po' più larga, prendila dalle tribune proprio direttamente. Comunque, dai, mi qua sto male, ecco, guardate, io l'unica speranza di vincere è questa, avere la macchina talmente più potente rispetto alle altre che riesce a compensare la mia guida scellerata. Certo, sto vedendo. Sarà anche perché queste sono il campionato, e sempre siamo campionato
principianti, credo, sì, principianti. Vedo anche l'intelligenza artificiale che non particolarmente, cioè, una guida. Scusi, non volevo, mi scusi. Frena, minchia. Aia, a posto. Niente, vai. Io questa curva la faccio di carambola. Vabbè, la faccio di carambola. Di carambola. A questo punto, siccome qua ormai danni non ce ne sono e su Gran Turismo le macchine sono fatte di gomma, io la faccio di carambola. Faccio le curve di carambola, e così, allora. Via, di qua. A posto. E poi qua, benissimo, mia, ce l'ho dietro di me, magari perde terreno, no, non lo perde il terreno, non lo perde perché io sono io. E porca di quella, mamma mia, certo, perché cioè, che non potete capire, c'è come, aia, non potete, mamma mia, via, mi ha superato, aspetta, mamma, cioè non potrei capire cos'è fare queste gare, queste curve con la Viper, cioè è come veramente come è come tagliare è come se per mangiare una cotoletta alla milanese invece di usare il coltello per tagliare la carne usassi una motosega, cioè siamo più o meno a queste proporzioni, più o meno a queste proporzioni siamo, porca di quella trota. Allora di qua dovrebbe essere finito il secondo giro e dovrebbe iniziare il terzo, dovrebbe iniziare il terzo. Frena, adesso freni, prima, io frenavo prima stavolta. Ho frenato prima stavolta, che cazzo san, no, di gira, girati, rimettiti, niente, la curva carambola non è, stavolta non è riuscita bene. Ci ho provato, ma non è riuscita bene. E qua, posso, poi frena, freni, puoi frenare, grazie. E viene, bene, di qua, olè. Mamma, che cosa, mamma mia, sempre c'ho ancora di più, mi sento ancora di più quell'effetto carrello della spesa, ah, carrello pieno della spesa, proprio quell'effetto là, proprio, ah, ti sento dietro di me uno che sgomma in una maniera incredibile, forse è nata, ma per porca di quella, aia, io, ie, là, ah, e ce l'ho là dietro, frena, frena, poi vai di qua, poi freni, poi vai di là, e poi di quartini, ok, che la faticaccia, non potete capire la faticaccia, io e all'alleronella, ok, a posto, ci siamo, dai, che dovrebbe essere, sì, mamma, mi sono un polso. Polso, ci ho veramente lasciato il polso. E però, ok, arriva l'allenamento giornaliero, dai che bello, allenamento giornaliero. Magari mi date un'auto d'epoca di quelle che posso usare, un'auto di corsa d'epoca che posso usare per le nostalgic, che ne dite? A me non dispiacerebbe, se lo facesse, a me non dispiacerebbe. Vediamo un po', adesso vediamo. Si spera per il bene, per il meglio. Io ho già capito che in Formula 1 e l'F1500 non sono cosa mia, proprio devo lasciarle stare. Ho capito, ora finito anche il nuovo. Ok,
Ok, ovviamente state vedendo anche il giorno in cui l'ho registrato. Di fatto, vediamo un po' cosa mi arriva. Niente, auto d'epoca, auto da corsa d'epoca, non ce ne sono, è abbastanza evidente. E questo che minchia è? Cos'è? Lexus RCF. Ok, va bene, ne prendo atto, la conservo e tanti saluti. Direi, detto questo, direi che possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata con Ignoranza Volante, pericolo costante. Come vedete, ignoranza ce n'è tanta e pericolo ancora di più. Detto questo, saluto tutti quanti voi e alla prossima.